Bentornati, amici miei. La tecnologia di oggi ci permette di tenere sotto controllo ogni cosa. Molti, per paura di essere derubati o per il terrore di ricevere visite sgradite, installano delle telecamere. Alcune di queste sono i videocitofoni. I videocitofoni ti permettono di vedere chi potrebbe essere a suonare al tuo campanello. Infatti, anche se mancassi da casa e andassi dovunque, ti arriverebbe una notifica sul cellulare dove ti avvisa che qualcuno ha suonato a casa tua. A volte, però, potrebbero essere persone che magari non conosci nemmeno. Nei video di oggi vedrai alcuni filmati più strani e inquietanti ripresi da un videocitofono. Prima di cominciare, voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche. Questo per non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Nel primo filmato si può notare una donna avvicinarsi a un videocitofono. La donna incomincia a muovere la testa da una parte all'altra e a un certo punto fa un sorriso veramente inquietante. La donna rimane lì per un po', dopodiché si allontana. Nel secondo filmato, una donna in cerca di aiuto viene ripresa da un videocitofono. La donna è inseguita da un uomo che vuole rapirla. La donna cerca disperatamente aiuto, ma l'uomo la raggiunge e gli ordina di entrare in macchina. La donna prega l'uomo di non farle del male, ma l'uomo scende dalla macchina, afferra la donna e la fa salire. Per fortuna, questo episodio ha un lieto fine. Infatti, l'uomo viene arrestato e la donna viene liberata. Nel terzo filmato, un uomo riceve una notifica sul suo cellulare. L'uomo tenta di capire chi potrebbe essere e dalle immagini nota una donna anziana con un coltello in mano. La donna cammina barcollando. Sembra non sapere nemmeno dove sia. Dopo qualche ripensamento, la donna allunga il suo braccio e tenta di suonare il campanello. Poi ci ripensa, si gira e va via. E voi cosa fareste, ragazzi, se una vecchietta in piena notte si presentasse davanti alla vostra porta con un coltello in mano? Quale sarebbe la vostra prima reazione? Fatemelo sapere nei commenti. Il video finisce qui, ragazzi. E noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!